a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gemma Gamer. Oggi siamo qui già in lobby, come potete vedere, su un nuovo Call of Duty Infinite Warfare. Siamo su una mappa nuova che non c'era nella beta, ovvero Mayday. È la prima volta che la sto giocando e quindi non guardate come gioco, perché ovviamente dovete darmi un po' il tempo di prendere la mano con questo code, perché ragazzi è cambiato molto dalla beta. Non so se l'avete notato anche voi, però io ho notato dei cambiamenti sia nei movimenti e sia nelle armi. Non sono più performanti come prima. Addirittura ho notato che il cecchino, il KBS, fa hit marker molte volte anche da vicino. Ok, io come potete vedere sto usando l'ERAD, che è un'arma che non ho usato moltissimo nella beta, ma ragazzi merita davvero tanto. L'unica pecca è che purtroppo, vedete, ha 30 colpi nel caricatore, un ratio un po' alto, e quindi dovete stare lì a caricare. Se non avete il caricatore aumentato, dovete caricare vedendo ogni nemico che ha ammazzato, dovete ricaricare. Allora, devo dire che dal punto di vista delle mappe questo gioco non tanto mi sta piacendo. Oddio, chiamiamolo AV. Non tanto mi sta piacendo, non so, forse per abitudine al vecchio COD. Però le mappe della beta mi piacevano davvero tanto. Queste qui, giusta questa Mayday che mi piace abbastanza. Poi c'è Skydock, che è carina. Genesis, che non ho capito realmente, è piccolissima, è più piccola di Nuketown. Terminal la adoro. Però un po' alla volta ragazzi si fa tutto. Intanto qui stiamo giocando benino, da tutto sommato. Io non penso al risultato, sono qui giusto per farvi vedere che Gemma Gamer anche su Infinite Warfare ci sarà. Porterò delle serie questa volta, vediamo un po' di portare qualche serie. Non come ho fatto l'anno scorso, che portavo video random, perché l'anno scorso non avevo come obiettivi né la Dark Matter né il livello maestro prestigio, nulla. L'anno scorso ho giocato per divertimento. Invece quest'anno ragazzi sicuramente ci sarà forse la Road to Prestige, quindi una serie interessante che porteranno in molti. Ma penso ci sarà anche una Road to... vediamo se faccio la... se ci sarà la Dark Matter. A quanto pare ho visto che c'è una mimetica simile a Dark Matter. Oppure facciamo il Road to... vediamo tutte le mimetiche delle armi. Comunque c'è un po' da lavorare e sono felice di condividere con voi questa cosa. Intanto la partita sta andando benino, tutto sommato. Pensavo di fare peggio, calcolando che l'anno scorso su COD le prime partite andavo sempre in negativo. Qui sto andando almeno in positivo, ragazzi. Ed è già una cosa una cosa che mi fa capire che l'anno su COD non è stato praticamente buttato. Le basi ci sono e speriamo bene. Via via via. Abbiamo... ah, comunque come specialista ho il Merc, sarebbe il mercenario. Drone di supporto alleato disponibile. E come abilità utilizzo un raggio laser. Sembra un'arma a raggio laser. Eccola qui, ve la faccio vedere subito ragazzi. Allora, aspettiamo che ci sono dei nemici sotto, vedete? E può acchiappare più nemici con un solo raggio. Drone di supporto alleato disponibile. Il che è una cosa buonissima. Vediamo un po', vedete, vedete, vedete. Oddio. Le stragi quest'anno con gli specialisti, eh. Mamma mia. No. Sono finito nella mina criogena. Intanto tiriamo lo Scorcher. Drone di supporto alleato disponibile. Vai, vai, butta qui. Dai. Scar 2, ok. 3, 3 unità in arrivo. Far sì che queste munizioni vengano ricaricate molto più velocemente del normale. Poi se volete ricaricate voi autonomamente e risolvete tutto. Però devo dire che pensavo sinceramente in armi molto più futuristiche, quindi la mia paura era questa maggiormente, di trovare armi super futuristiche che non si potevano nemmeno gestire. Però devo dire che nonostante siano armi laser o armi a energia, tutto sommato vanno bene. Sono anche divertenti da usare e facili da usare. Non ho fatto un granché di match, però dato che è corto questa partita, è stata molto corta come partita, andrò a fare un'altra. Vediamo sempre su deathmatch a squadre, però ovviamente ragazzi poi nell'editing andrò a ridurre al minimo i tempi di video.
Perché a me questo gioco sta piacendo e come primo video voglio portare una... posso dire? Oddio! Voglio portare una... voglio trattarlo al meglio. Almeno nel primo video faccio delle due partite, due mappe. Vediamo un po'. Speriamo che mi esca un'altra mappa nuova. Se no, ragazzi, fa niente. Ci accontentiamo di aver visto già Mayday, che è una mappa nuova. Molto carina. Bene, ragazzi, finisce qui la partita con una bella vittoria. Vediamo com'è andata. Allora, bel secondo posto, ragazzi. Possiamo anche fare la provocazione, vediamo. Ottimo. Allora, si conclude il primo match con un 21-11, ratio 1.91, che potevo dimenticare ai tempi di Black Ops 3 al primo COD. Quindi, ragazzi, adesso andrò a cercare un'altra partita e ci si becca direttamente lì. Eccoci qui, ragazzi, siamo su Frost, mappa che abbiamo già visto nella beta. Sto utilizzando il Type 2, però questa volta Akimbo. L'ho utilizzato un po' Akimbo, vediamo un po'. Però non penso di utilizzare quest'arma per tutta la partita, perché questa mappa richiede un'arma un po' più frenetica. Un'arma che riesca a gestirti bene il tutto, vediamo un po' come va. Comunque, è cominciata male anche questa, Cambiamo un po' arma, proviamo. Vabbè, io vado di Erato, ragazzi, perché secondo me è forte. Poi non ho fatto ancora le classi, quindi potete vedere. Ho le classi prestabilite, predefinite, ho soltanto cambiato un po' l'arma principale, ma ho lasciato tutto invariato. Poi l'unica cosa, non so se ho notato, ragazzi, notate anche voi, io non riesco a distinguere i passi con le cuffie in questo gioco, perché ci sono troppi rumori. Davvero tanti rumori ci sono in questo titolo, che non si riesce bene a percepire il passo del nemico. Sarà una mia impressione, non lo so. Lanciato la granata lì, non ho preso nessuno. Vedete questi due che si rincorrono? Loro UAV. Ottimo. Vieni lì. Ok, sanguinario. Ottimo, ragazzi. Tra un po' abbiamo l'equalizer. Ah, ho cambiato specialista, ragazzi. Non l'avete visto. Raccogliamo quest'arma da terra. Oddio, stanno venendo i nemici da qua. Ok. No, per chiamare l'UAV mi sono fatto ammazzare. Ragazzi, quest'arma fa male. Ve lo dico, ve la consiglio vivamente. Fa male se la sapete usare. Vediamo se ci fa chiamare. O finalmente ci fa chiamare le Scorcher. Ok, dai, utilizziamo il mio specialista preferito. Vediamo cosa riusciamo a fare. Di solito quando utilizzo lo specialista non riesco a fare granché perché mi chiamano l'UAV. Infatti, vedete. La partita sta andando leggermente meglio, ma solo perché conosco un po' la mappa, ma ragazzi, davvero è stato fatto un buon lavoro sulle armi, Io vedo tutto un po' più stabile rispetto alla beta. L'unica cosa che devono un po' sempre rivedere, secondo me, è la vita. Perché a volte sembra che non muori mai. E a volte sembra che muori in un secondo, non riesci nemmeno a fare. Di solito su Black Ops si riesce a turnare tranquillamente qualche volta. Qui, se ci sono riuscito 3 volte da quando ci sto giocando, già è tanto. Poi gli spawn sono ancora fatti male perché si spawnano. L'altra volta ero in lobby con degli amici. Mi sono trovato spawnato nello spawn nemico praticamente. Ero da solo. E mi erano spawnati dietro tutti. Ok, scappiamo. Vedete a quello stava sparando a cavolo. Ho buone impressioni su questo titolo. Spero di non sbagliarmi e spero che piaccia anche a voi. Poi ovviamente ragazzi io lo tratterò a pieno sul mio canale come ho fatto l'anno scorso perché a me ha dato modo di crescere come sempre dico in ogni video e soprattutto mi sta dando modo di conoscere gente e di entrare in competizione con persone di alto livello, Cosa che prima potevo sognarmi, dato che non sapevo nemmeno giocare a questi titoli. Overwatch, vediamo un po' se continuerò a portarlo o se ci gioco solo off camera. Intanto abbiamo di nuovo il Synapse attivo qui con l'Equalizer. Non ci sono nemici, come sempre. Uno, due, oh, tre, quattro, ottimo.
ottimo. Ah, ragazzi, potevo fare 5-6 kill di fila, ma ci accontentiamo così. Mamma mia, questa partita è andata leggermente meglio. Dai, sono contento, sono contento. Almeno ci siamo un po' divertiti con questo Erad. Poi cominceremo a fare i best class setup. Cominceremo a fare di tutto, ragazzi. Ci sarà un lavorone dietro. Nonostante ho poco tempo, vediamo se riesco a fare anche qualche live, se non di ottima qualità, perché la mia rete non permette. Allora, abbiamo finito, ragazzi, la partita. Credo di aver fatto anche il finale. Ho fatto anche il festeggiamento, come avete visto. Ah, lo sfottò. E infatti, ecco qui. Allora, vediamo se si vede il gesto. Sì, si vede. Allora, ragazzi, il primo video, abbiamo fatto secondo posto nuovamente, il primo video sul gioco definitivo, quindi di Infinite Warfare, si conclude qui, abbiamo fatto un bel 27-14, la prima partita è andata anche bene, sembra in positivo, quasi sembra lo stesso ratio. Quindi, ragazzi, oh, attenzione, c'è anche un nuovo aggiornamento, quindi il gioco mi saluta così, dicendomi che c'è un nuovo aggiornamento, quindi il gioco sarà riavviato. Ottimo così. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo titolo. E soprattutto, se volete qualche serie, mi raccomando, fatemi sapere tutto qui sotto. E noi ci si becca al prossimo video. Un saluto da Gemma Gamer. Ciao.